Via, the 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 various shots that people are getting now cover that. They're, they're, you're okay. You're not going to you're not get COVID if you have these vaccinations. Hey folks, guess you heard this morning I tested positive for COVID, but I've been double vaccinated, double boosted. Se pensate che io sia solo un teorico fanatico della cospirazione. Guardate qua la rivista navale degli Stati Uniti, dove scrive che il governo mente. Questo è solo uno dei molti esempi dove lo hanno dichiarato, è stato ammesso da Robert McNamara, che l'incidente del Golfo del Tonchino che ha portato alla guerra del Vietnam e che è costato decine di migliaia di vite americane e di milioni di vite vietnamite, si è basato tutto su una menzogna. Benvenuti e benvenuti sul canale di Dino Tinelli e grazie ancora una volta per essere qui in mia compagnia. La censura è la prima azione criminale di qualsiasi governo disperato, disperato per le cose sbagliate, quelle di imposizione al suo popolo per controllarlo. Non c'è nessuna ragione di censura, se non prevenire alle persone di dire cose che lo Stato non vuole che si dicano, perché sono cose che potrebbero svelare le sue attività illecite. Ci hanno insegnato a pensare che abbiamo bisogno di un nemico. I governi lavorano duramente per crearci paure ed odio, cosicché noi faremo quadrato attorno a loro. Se non abbiamo un nemico, loro lo inventeranno allo scopo di mobilitarci. Tik Nat Han, attivista per la pace. Vi ricordate che ci hanno insegnato a scuola, in storia, che l'esplosione della corazzata Maine era stata addossata alla Spagna? Ma si capisce anche se non è spiegato sulla Treccani. Fu il pretesto per intimare al governo di Madrid l'ultimatum che condusse alla guerra ispano-americana. Da Wikipedia. 10.000 morti per combattimento, 50.000 morti per malattie. La guerra ispano-americana fu combattuta nel 1898 tra gli Stati Uniti e la Spagna in merito alla questione cubana. Secondo alcuni studiosi, il conflitto segnò la nascita dell'imperialismo americano.